Buonasera a tutti, grazie di essere venuti in un eh, periodo così difficile, è un piacere ritrovarsi a una manifestazione di questo genere. Oggi presenteremo un mio libro che è eh, dedicato alla mia nipotina di due anni, Giulia, che ancora non è arrivata a causa del traffico, che però rappresenta un, un ramo nuovo che con la sua gioia ha un po' ringiovanito tutta la nostra famiglia. Ringrazio l'editore Enrico Iacometti e ringrazio alcune persone che mi hanno aiutato nella revisione del libro, mia moglie Ombretta e i carissimi amici Carlo Corsi e Daniele Bergamini. Con la pittrice Giorgia Rissone abbiamo ideato il primo ritratto che sia mai stato fatto della demenza ladra di cervelli. E, eh, ringrazio okay, soprattutto Carlo Verdone perché eh, per un, eh, non è comune che un personaggio della sua, del suo spessore umano, culturale e artistico affianchi un giovane scrittore, eh, perché io come scrittore sono abbastanza giovane, è inutile regarlo, affianchi un giovane scrittore nella presentazione di un suo libro. Grazie Carlo. Ma Però siamo amici, quindi io non dico di no agli amici. <ride> Questo libro è un libro di ricordi, di ricordi, anche Carlo Verdone ha scritto un bellissimo libro di ricordi, La carezza della memoria, che sono i suoi ricordi. E anche un altro mio amico, Emanuele Trevi, che ha avuto il premio strega quest'anno, ha avuto lo strega con un libro sui suoi ricordi di due amici, due vite. Nel mio libro raccontano ricordi tutti, il narratore, i personaggi, che però poi sono sempre, si esprimono sempre attraverso il narratore in quanto eh, ho realizzato abbastanza recentemente una cosa che adesso mi sembra molto ovvia, che ogni libro altro non è che la selezione dei ricordi dell'autore, perché quello che l'autore non ricorda non può scrivere, non può, mettere, eh, non può, non può raccontare, non può scrivere. E, eh, ci sono ricordi di tutto in questo libro, eh, ricordi dei miei studi, degli amici, dell'emozione, dei luoghi, degli incontri, delle musiche. E questo libro è su questa terribile malattia che in Italia colpisce attualmente un milione e mezzo di persone, che questa, eh, questi ricordi li ruba. La malattia ruba i ricordi. Se dovessi pubblicarlo adesso, questo libro che invece è stato dato a, a, per la stampa alcuni mesi fa, non lo chiamerei più la ladra di cervelli ma la ladra di ricordi. Perché ho scritto questo libro? Perché eh, purtroppo ho una conoscenza a 360 gradi del, dell'Alzheimer e delle altre demenze. Negli anni 80 il mio gruppo fece addirittura una piccola scoperta sulla forma genetica dell'Alzheimer. Poi, man mano che c'è stato l'allungamento della vita, i pazienti che ho visitato sono diventati numerosissimi. Ho insegnato agli studenti e agli specializzanti questa malattia. E poi, purtroppo, l'ho vista anche dall'altra parte della barricata con parenti stretti e cari amici ammalati. E ho sempre cercato di dare un aiuto in parte medico ma soprattutto di carattere umano e organizzativo, di dare aiuto, consigli e coraggio a tutti, compreso me stesso in alcune circostanze. In questo incoraggiamento c'è anche l'incoraggiamento dato alle persone sane che vengono da me dicendo: ah, Guardi, io non ricordo più le cose come ero giovane, come quando ero giovane. E allora cioè, io faccio due esempi: uno che la memoria non è illimitata, e quindi per immagazzinare nuovi ricordi dobbiamo cancellarne alcuni. E un altro, gli dico: Guardi, eh, se io dovessi fare adesso. L'esame di anatomia che ho fatto quando avevo 20 anni su, su 3.000 pagine lei dovrebbe cambiare medico perché io non ce la farei a laurearmi. Quindi c'è un invecchiamento normale del cervello che c'è come l'invecchiamento dei capelli che diventano bianchi, come le rughe e tutto il, come i muscoli per cui un calciatore a 35 anni è considerato vecchio e così via. Un esempio sulla memoria non illimitata, un mio amico neurologo per risparmiare memoria non, non ha i posti dove mettere gli oggetti negli armadi, li mette a caso, poi apre e prende quello che gli serve, insomma un sistema provocatorio è, che serve per capire come molte cose dobbiamo dimenticarle perché non sono rilevanti e per fare spazio ad altri. Eh, ad altri ricordi. Do la parola a Carlo Verdone. Grazie Carlo. Quando, buonasera a tutti. Quando l'amico Gigi mi ha dato questo libro, mi ha detto leggilo, se sentissi di fare la, la, la presentazione sarei felice. E dico, ma quando è arrivato il libro mi ha spiegato Grosso modo, quando ho letto la rata dei cervelli, sapendo quello che avevamo passato in famiglia con mia madre, ho detto: Dio mio, qua rientro un'altra volta in un incubo. Eh, in ogni famiglia credo che ci sia un caso, un caso come quello che descrivi qua, del, del capofamiglia Cesare, purtroppo è così. Più la vita, l'hai detto giustamente te, più la vita si allunga, più i casi di demenza, di Alzheimer aumentano, aumentano per forza. Cioè abbiamo degli organi che possiamo sostituirli, come te puoi ricostruire anche, rifai il femore, rimetti a posto quello, ti levi i calcoli da, da, dalla cistifera, però il cervello come fai? Il cervello è quello e non c'è nessuna cura, credo, per questo tipo di malattia. Io quando ero piccolo, devo dire la verità, non, a un certo punto, quando avevo 8-9 anni così, mi accorgevo che eh, soprattutto una, alcuni anziani erano particolarmente strani, avevano delle manifestazioni curiose. Per esempio, io andavo al primo piano dove c'era Stefano, il mio amico, che durante il periodo natalizio. E lui ogni, ogni pomeriggio faceva una tombola, perché all'epoca le feste erano un po' più lunghe, cominciavano dal 20, quando si chiudevano le scuole, fino al 6 gennaio. Era una vecchia famiglia romana col padre, la madre, le sorelle, una vecchia nonna. E mi ricordo con mio fratello che andavamo giù e c'era la vecchietta sulla sedia a rodelle che non faceva altro che dire, tu chi sei? Dico sono Carlo Verdone abito al piano di sopra. quant'anni anni mi dai? Eh, eh quant'anni mi do? Allora, uno da dietro, una sorella faceva sempre. 70, sono 94. Ah, complimenti, si porta benissimo. Arrivava mio fratello, si mette a posto. Tu chi sei? Sono Luca Verdone il fratello di Carlo. quant'anni anni mi dai? 7, eh, allora, no, Luca. 70, a 70, 70 c'erano 94 poi terminava dopo aver chiesto a tutti quanti, anche ai parenti quanti anni, quant anni mi dai, Tutti a mi dai tutti dire eh, 70, 72, no no c'erano 94 ecco, finimo sta tombola e mettetemi nella mia tomba e diceva sempre questo, sempre questo dopo ogni tombolata ricominciava, tu chi sei io sono Carlo Verdorama, Quant'anni anni mi dai? 94. Bravo, 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 ma si vede che, si vede che però mi riporto benissimo. Insomma, poi per esempio c'era anche mia, mia nonna, mia nonna, la, la, la madre di mio padre, era veramente incredibile, una donna adorabile, senese, però io c'avevo un po' paura andare da lei a Siena, perché questa nonna... Cominciava ad avere dei sintomi che la stavano portando, c'erano anche dei, dei, dei sintomi anche schizofrenica probabilmente. Però quando andavo da lei, de notte, una notte magari andava bene, ma la notte seguente si sentiva un urlo, spaventato. Malzavo e nonna che arrivava con la scopa che diceva che c'era un cane volante in casa e che bisognava cacciarlo via. Quindi apriva le finestre inverno, cosa eccetera, e quindi io. queste erano già delle manifestazioni che mia, i nostri genitori a quell'epoca, parlo del 58, del 59, chiamavano aterosclerosi, quello si chiamava, non si dava la definizione schizofrenia, bipolarità, ma no, era tutto aterosclerosi, quella era la cosa. Quindi poi a un certo punto la vita, ahimè, ha fatto sì che purtroppo in famiglia, a un'età molto giovane, mia madre a, 50, a 50, 56 anni si è ammalata di una malattia degenerativa cerebrale, che non è l'Alzheimer, forse anche peggio dell'Alzheimer per certi versi, e che è stato veramente un grosso, un grosso dramma. Il dramma più grosso qual è stato? Il dramma più grosso è stato quello di e individuare bene che cosa avesse, perché i primi sintomi, come tu descrivi molto bene nel libro, sono sintomi che potrebbero capitare a chiunque, una parola che non viene, ti sei perso una cosa, incominci a essere ansioso perché non trovi quella cosa, però sommando tutte queste cose, la parola che non viene, un ricordo che non viene. Una cosa che pensi e non ricordi, una cosa che ripeti due volte, il sonno che fa l'insonnia che è una cosa tipica. Eh, allora, piano piano, piano piano, e pensi, inizialmente pensi sempre a una forma depressiva, poi in realtà è tutt'altra cosa che la forma depressiva. Infatti, mia madre fu curata per la forma depressiva, prendendo l'idea di cose per poi capire che era ben altra cosa ed era una bruttissima malattia cerebrale. Vabbè, comunque sia, quello che mi è piaciuto di questo libro è che io avevo il timore un po' di ritrovarmi un po' nella situazione in cui ci si è trovata la mia famiglia, perché trovarsi in queste situazioni è tremendo anche per i familiari, è tremendo per il, il poveretto o la poveretta che la prende, che ci combatte fino a... Fino a quando può, ma poi vince sempre la, la lata di cervelli, come la chiama Gigi. Ma è distruttivo anche per il tessuto familiare che sta intorno. Gli ultimi tempi era veramente, è stato veramente terribile. Io giravo acqua e sapone nell'83, io dovevo far ridere la mattina, e la sera dovevo andare a trovare mia madre che era ricoverata la Samadi. Era una cosa veramente. È stato veramente forse l'anno, l'ultimo, il peggiore. Peggiore della mia, della mia vita. Eh, che cosa dobbiamo fare? Quello che tu dici nel libro, quello che tu scrivi, è, è giusto perché alla fine non ti sei messo a fare un trattato profondo. Sulla, sulla, sulla materia, sulla, sulla malattia, sulla demenza, perché sarebbe una cosa troppo complicata per i lettori normali, ma anche per me, insomma, che sai che sono un appassionato, però, però c'è una. Il tono è colloquiale, è molto opacato è, fai comprendere con semplicità. L'evoluzione del tutto, partendo dalla descrizione di una famiglia che incredibilmente sembra la famiglia mia famiglia perché siamo due, due fratelli, una sorella, un padre e una madre. Poi, nel, nel tuo libro, eh, capita a Cesare: nella mia famiglia è capitata a mia madre. La descrizione della famiglia, la descrizione di una famiglia tranquilla, serena, dove non ci sono stati scossoni in tutta la vita, improvvisamente ha un, uno scossone ha i primi sintomi di questa scossa di terremoto forte: che è quando il padre comincia ad avere, comincia a dare a mandare dei segnali. Ecco, la, tutta la descrizione lenta delle, delle varie defaianze del padre incomincia a far centrare dentro il problema. Del, Dell'Alzheimer, che questa famiglia ancora non comprende bene, non, si fa un po' di fatica perché uno spera sempre che sia una forma depressiva oppure una cosa che abbiamo tutti. Oddio, anche a me, quel giorno non mi veniva quel numero, anche a me, quel giorno non mi veniva quel nome. Eh, a parte il fatto che dopo che ho letto il libro non mi veniva più un nome, mi sono messo paura, è stata una cosa tragica. Dico, porca miseria, quando ho letto quel libro non mi veniva più niente, poi chiamavo un amico mio chiamavo un amico mio per dirmi ma come se, com era quell'attrice quella, quella, che che, quella che faceva quel, quel film dei di, di, di Paolo Sorrentino quella che faceva l'amante alla fine alla, poi alla fine ci siamo arrivati ma, ma quanto ci è voluto che poi è un'amica mia quella è quella la tragedia la tragedia è quella allora là ho detto questo libro è stato devastato No, non è, non è stato devastante. Invece è stata una lettura gradevole, però anche di, di, un, di un bel valore didattico, perché spieghi con molta semplicità quali sono eh, i vari step eh, che il, il paziente eh, deve purtroppo attraversare. E quello che mi è piaciuto di più è che poi alla fine tu non ti metti tanto a fare l'esperto di Alzheimer, ma tiri fuori una, una tua filosofia, filosofia di filosofia di vita, come a dire, è quasi inevitabile. Non è che sia, sia, deve per forza arrivare, però è probabile che venga. Allora, se è, se è probabile che viene questo tipo di malattia la cosa importante, e lo dici proprio con molta semplicità, è cercare di godere il più possibile quando si sta eh, anche a, a, a metà della vita, a 50 anni, 60 anni, di godere di tutte le cose, che, di, 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 delle, viaggi, amicizie, eh, gite, eh, cose che... Non, non lesinare ecco, sui piaceri che poi un domani potrai perdere. Quindi di fare il più possibile tutto. E, e tutto questo l'hai detto con molta, con, molta, con molta sincerità, con molto affetto. Poi, insomma, ci sono delle nascite poi in questa famiglia e con una nascita c'è inevitabilmente la morte del, 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 del papà. Però quello che è importante, eh, e tu l'hai sottolineato bene nel libro, eh, è una cosa che, io, che noi in famiglia, quando è venuta a mancare nostra madre, abbiamo, abbiamo provato. Cioè, quando capita una situazione del genere, di un Alzheimer dentro caso oppure di una demenza, che può essere quella di mia madre, molto più grave, la cosa importante è che la famiglia sia molto alleata. Ci vuole una famiglia unita. Se la famiglia non è alleata, non è unita, perché il, 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 la fatica nel, nel seguire il, il paziente sarà terribile, terribile, i momenti di sconforto saranno tre, tanti, tanti e tremendi. Se la famiglia è unita allora, allora è un problema, perché è, un, è una malattia che in primis colpisce eh, l'individuo uomo o donna, che sia, padre famiglia o moglie, però eh, colpisce però anche tutto il tessuto familiare, questo è il dramma, noi l'abbiamo provato, è stata una cosa in cui noi ci, ci sentiamo disgregati, perché mio padre non, era un uomo che non scriveva più, ebbe un viaggio terribile in aereo da, da, da Monaco di Baviera a Roma, dove lui che non, aveva, non ha mai avuto paura dell'aereo, ha sentito che quella volta l'aereo poteva sopra le alti per una, un ciclone che si era formato, poteva veramente cadere, cioè è successo l'ira di Dio e lui ha tifato in maniera folle, perché chiaramente non è che stava solo in aereo, affinché l'aereo cascasse perché lui non voleva più vivere in quella situazione perché stavamo andando avanti da tre anni e mezzo con badanti, o bombole d'ossigeno, precoma. Poi riprendila è stato veramente ter terribile. Però nostra sorella è stata la cosa più importante: è stato l'elemento che più ha unito noi e quella che, nonostante fosse incinta, in qualche modo è stata quella forte, eh, ha tenuto tutti noi direi abbastanza eh, saldati, eh, ci ha fatto rimboccare le maniche, ci ha chiesto. Di reggere, di resistere come stava resistendo lei col pancione, e alla fine, insomma, è arrivato il momento che mamma se n'è andata. Però, come volevo dire, per riagganciarmi, alla, come, dici te, come scrivi te nel libro, a un certo punto i, i figli hanno come un senso di, di serenità quando muore il padre, Cesare. È una serenità normale, sì, è una serenità normale, lo posso assicura, vi posso assicurare che è così, perché è la stessa serenità che abbiamo provato noi. Ma non è che la serenità di quello che se era andato via un problema, no, ha finito di soffrire questo povero corpo martoriato che pesava 31 kg e che non lo potevamo più vedere, povera donna che non riusciva più. Quindi era... Poi chi ha fede chiaramente è ancora più sereno, però l'idea che aveva finito di soffrire, ecco, è stata veramente, eh, ci ha dato quella sera con gli zii, noi fratelli, lo stesso papà che era disperato fino a 5-6 ore prima, quella sera che andammo a mangiare eravamo ci venivano anche delle cose spiritose, immediatamente avevamo cancellato, finalmente dopo quattro anni quasi, tornavamo a ridere tra di noi in famiglia, e, mangi e mangiamo tanto, mangiamo tanto, sembrava, sai quella commedia, la loro di Napoli, no? Eh, di Vittorio De Sica, i napoletani, quando c'è un, un funerale, la prima cosa che fanno è mangiare, in maniera compulsiva, paste, dolci, pasta, è una cosa chiaramente che poi, ma spiegherai un po' te che cosa porta a questa. però in tutto questo, io ti ti faccio i complimenti per come hai com descritto la famiglia, per come hai descritto con semplicità e però efficacia anche la, 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 la malattia e come dei, dei consigli poi anche che dai ai lettori. Io qua mi ero segnato alcune cose forse meritavano, meritavano di essere letti. C'è una mail dei due fratelli che si scambiano eh, notizie riguardo il padre. Un fratello è fuori all'estero, eh, ritornerà per il funerale del padre dopo che si è sposato con un'americana e gli altri due fratelli, una sorella e l'altro fratello, invece stanno a Roma. E c'è il fratello che, stando fuori, scrive all'altro fratello. Alberto scrive a Roberto. Robertino mi chiedi come sta papà. Piano piano sempre più rincoglionito, ma non sta male. Parola apparentemente volgare, rincoglionito, ma riferita al nostro padre parlando fra noi è più comune, goliardica, affettuosa e rispettosa di termini medici che suonano come sentenze sentenze quali deteriorato o indementito. E poi se il concetto è lo stesso fra di noi è meglio usare i termini che abbiamo sempre usato rispetto a quelli nuovi che abbiamo imparato in questa triste circostanza a volte è pigro e sornacchioso a volte è irrequieto ma complessivamente vivacchia ed è anche abbastanza allegro per fortuna non capisce di essere malato, quando dice che vuole uscire mamma il più delle volte lo accompagna, mamma che non usciva mai, adesso esce tutti i giorni, tranne alcune volte che piove o proprio non ne ha voglia e gli dice No, guarda, ho da fare in casa e ho bisogno che mi aiuti. E sembra Penelope con la sua tela. Tira fuori cose dagli armadi, le spolvera e le piega di nuovo e poi le rimette dentro. E lui la aiuta. Questa strategia l'ha inventata e gliela ha suggerita Elisa, la sorella. sarebbe. Quando escono fanno un po' di spesa, copre il giornale e iniziano a leggerlo al bar, mentre prendono cappuccino e cornetto. Un paio di volte la PA, Cornetto e Cappuccino, li ha ordinati e presi due volte. Non sappiamo se perché ne voleva ancora o perché si aveva dimenticato che li aveva già presi. Comunque, sia, va bene così. L'altro giorno facevo una riflessione malinconica e pensavo che la vita umana è una. lunga partita di calcio. Noi fratelli siamo nell'età adulta, che è il secondo tempo, i nostri figli sono nel primo tempo, per papà e mamma sono invece già iniziati i tempi supplementari e per papà anche i problemi dei tempi supplementari in cui i calciatori praticamente non ce la fanno più. Col neurologo siamo diventati quasi amici, ci ha detto che la demenza è molto rara prima dei 70 anni. Meno, meno rara fra i 70 e gli 80 e invece abbastanza frequente fra gli 80 e i 90. Poi fra le persone di più di 90 anni è frequentissima. Se non fosse una malattia gravissima sarebbe da dire che è la normalità. In questa fascia d'età circa il 70% ha una demenza e anche il restante 30% non è lucido come prima. E allora lui si chiede se dopo i 90 anni... Quasi tutti hanno una demenza o iniziali segni di demenza. Qual è la vera malattia? La demenza o la vecchiaia avanzata? Lui pensa sia la vecchiaia avanzata. Quindi chiama demenza da malattia quella che insorgono prima degli 80 anni. Quelle che insorgono prima degli 80 anni. Demenze da vecchiaia quelle che iniziano dopo i 90. Un po' di qua, un po' di là, quelle che esordiscono tra gli 80 e i 90 anni. Dopo questi pensieri filosofico, esistenziali, che, vada bene, non sono i miei, ti abbraccio. Mi mancavano gli occhiali da lettura, chiedo scusa, ho fatto uno sforzo enorme. Mi mancavano gli occhiali da lettura. Rata de cataratte, eh, vabbè, vabbè. che vuoi fare? Mi è arrivata a me, vabbè. Prego. Prego. guarda io me ne ero segnato un altro cioè è abbastanza significativo questo zibaldone finale è proprio la chiusura del libro e... Invece a questo concetto che tu hai scritto. Cari colleghi anziani, vecchiette, vecchietti e grandi anziani, noi abbiamo due terribili nemiche. Una è la demenza, una rada di cervelli che vorrebbe derubarci di ricordi, emozioni, pensieri, ragionamento e linguaggio. Con l'artista Giorgia Rissone l'abbiamo raffigurata nella pagina successiva come una strega che porta in spalla una sacca piena di... Di cervelli umani e corre per andare a rubarne altri. L'altra è la morte falciatrice, talmente conosciuta che è inutile descriverla. Queste due nemiche partecipano a una maligna gara per arrivare l'una prima dell'altra su ognuno di noi, che rappresentiamo per loro un traguardo. La rada dei cervelli: o arriva prima o non arriva proprio. La falciatrice, prima o seconda. Arriva sempre. Cesare, il protagonista del libro, era una brava persona, bravo come uomo, lavoratore, marito, padre, nonno, zio e prozio. In gioventù e in età adulta era stato prudente e responsabile e si era tutelato nell'interesse suo e della sua famiglia, riuscendo a raggiungere in ottime condizioni la terza età. Peccato. No, Peccato per lui però che neanche in vecchiaia abbia osato realizzare qualcuno dei sogni che nelle fasi precedenti della sua vita aveva dovuto per prudenza accantonare. Partendo dall'esperienza di Cesare ricapitoliamo la situazione delle persone della nostra età. Se la nostra vita finirà presto, la demenza probabilmente non arriverà in tempo su di noi, ma questa non è una grande consolazione. Se viviamo ancora a lungo ci sono molte probabilità che ci venga una demenza. In questa ipotesi però potremmo avere davanti ancora molti anni buoni prima dell'arrivo della rata di cervelli. Dopo che la demenza sarà arrivata per noi ci sarà molto poco da divertirsi. Da divertirsi. E quindi, quindi c'è una sola scelta utile, vivere intensamente e allegramente adesso finché siamo vivi e la demenza non è ancora arrivata. Vivere in allegria, compagnia, il presente e realizzare qualcuno degli struggenti desideri e sogni che in gioventù e nella vita adulta, per prudenza e senso di responsabilità, avevamo preferito accantonare. Praticamente un po' è come Lorenzo il Magnifico, quanta bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere dietosia, del domani non ve certezza. Quindi mi sembra un ragionamento assolutamente è l'unico che possiamo fare, non essendoci cure, cosa possiamo fare? Mi hai detto che una cura c'è, ma costa 100.000 euro, una cosa dell'altro mo, 100.000 eh? l'anno. L'anno, pensa te. Vabbè, è roba per ricchi, ma il mondo non è fatto solo dei ricchi, quindi la vedo dura. Ora due tratti un po' più leggeri in cui l'ammalato nella realtà sta un pochino meglio di quanto si pensi. Domenica scorsa Cesare e Alberto il figlio sono andati a pesca, bellissima giornata col sole, il mare è blu e calmo di Civita Vecchia e la pesca alla traina. A un certo punto, col motore al minimo, Cesare si è messo in piedi, a gambe larghe, con la lenza in mano e l'altra mano attaccata a una maniglia. Stava benissimo, col sole in faccia e il vento nei capelli, e si sentiva un personaggio di un libro per ragazzi di avventure sul mare. Aveva gli occhi chiusi e sognava di quanto andava a pesca con padre e fratello e poi con i figli. Sempre in quella posizione e con quella meravigliosa sensazione. È rimasto così, coi suoi ricordi lontani, per mezz'ora. E gli è dispiaciuto quando ha sentito tirare la lenza perché un pesce aveva boccato e ha dovuto cambiare posizione per tirar su il povero pesce. Questa gradevole mistura di pensieri lo accompagna tutto il giorno, anche la sera. Quando a casa di Elisa mangiano i pesci e bevono un raro vino bianco delle langhe, freddo e buonissimo, portato da Alberto. Sarà per la giornata di male e di sole, o per il pesce fresco, o per il bianco piemontese, o per la famiglia riunita, o per tutto assieme, ma quella sera Cesare, alla testa leggera, non ricorda molte cose, ma è felice quella giornata in barca a quest'uomo gli ha fatto molto più bene di qualunque terapia anche di quella da 100.000 dollari l'anno e un altro pezzo lieto è una cena di Natale sono arrivati tutti anche il terzo figlio che vive in America il nonno è, la malattia è molto avanzato il nonno quasi non parla più a un certo punto il nipote Andrea approfitta di una pausa di silenzio per alzare il calice e richiamare l'attenzione. Poi, arrossando un po' in volto, con la voce emozionata dice, è bellissimo essere qui tutti insieme per questo Natale. Vorrei poter dire a tutte queste persone care una cosa molto bella. Flavia e io aspettiamo un bambino. Dopo un secondo di sorpreso silenzio esplodono esclamazioni, domande, auguri e commozione. Dopo alcuni minuti di emozionati festeggiamenti le voci si abbassano. Prende la parola Roberto, che sarebbe lo zio del futuro papà e dice che Jennifer vuole dire una cosa alla sua nuova famiglia. Tutti si aspettino che parli in inglese perché Jennifer conosce 20 parole di italiano, ma il suo breve discorso la ragazza lo ha imparato bene e con un linguaggio da straniera ma chiaro dice grazie di avermi accolta così bene nella vostra bellissima famiglia, grazie davvero a tutti, sono molto felice di essere qui con voi. E oggi è una serata bellissima. Vogliamo dirvi una cosa importante. Roberto ed io aspettiamo un bambino. Alla seconda notizia segue una seconda ondata di commozione. Cesare a capo è fermo, non parla. Figli e parenti pensano che è un peccato che non possa provare queste intense emozioni di gioia tenteranno di raccontargli le belle novità domani, quando sarà meno stanco e ci sarà meno confusione. Ma a un certo punto, in una fase di quasi silenzio, Cesare alza un po' il bicchiere e il gruppo con una serie di rapidi tocchi e di indici indirizzati verso di lui ottiene rapidamente il silenzio completo. Cesare tiene il bicchiere alzato e lentamente dice Belle notizie in giorno di Gesù bambino. Nella stanza cala una grande, silenziosa sorpresa: chi sgrana gli occhi, chi avverte un brivido, qualcuno va verso Cesare, ma ora proprio tutti sono commossi. Questo per, per dire che. Eh, il cervello dell'ammalato affonda, affonda in una palude, ma non affonda in modo, in modo omogeneo. Ogni tanto alcuni pezzi di coscienza riemergono e, ed, è, ed è sorprendente come questo avvenga e come certe volte vengano fuori delle, delle sorprese anche per chi gli sta vicino. Eh, riguardo a quello che diceva Carlo, è fondamentale che ci sia una famiglia unita e compatta. Però bisogna anche evitare l'eccesso di generosità, cioè che una persona annulli la sua vita per eh, seguire, per dedicarsi completamente all'ammalato. Questo, nella mia esperienza purtroppo, con molti eh, familiari di pazienti, persone che hanno avuto. Il padre o la madre o il marito o la moglie avevano avuto questa vita devastata ed è stata devastata anche la loro. Persone che hanno lasciato il lavoro, si sono trascurate, hanno smesso ogni vita sociale e a un certo punto inconsciamente queste persone alimentano un'unica speranza: che il familiare muoia. E quando questo poi e si sentono in colpa già quando questo è vivo, nonostante lo stiano seguendo, annullando se stessi. E poi quando questo muore, si sentono in colpa per averlo desiderato. E quindi cioè, hanno rovinato la loro vita, si sono sentiti in colpa prima e si sono sentiti in colpa dopo. E quindi è fondamentale cercare un equilibrio che in molti casi è difficile, per carità, bisogna vedere quanti sono in famiglia, come sono le condizioni economiche. Ma bisogna cercare sempre di evitare i due estremi quello di annullarsi completamente e quello di abbandonare il familiare ammalato. In questo, forse, l'esperienza di chi non è la prima volta che ci si trova davanti può aiutare. Qualche domanda? Sì. Ero curioso di sapere questa cura da 100.000 100 dollari l'anno che è in sperimentazione, è una cura, è una, fa parte delle cure biologiche, degli anticorpi monoclonali che adesso si, ecco, si stanno usando, per esempio, in molte malattie autoimmuni. Ci sono de, eh, degli anticorpi che vanno a bloccare una sostanza che facilita la formazione di una sostanza responsabile di quelle lesioni che si trovano nei pazienti con Alzheimer. C'è un altro studio su queste, su, con questi anticorpi anche nel Parkinson, che è un'altra malattia degenerativa, per fortuna molto più benigna rispetto alle demenze. E, è possibile che funzioni, certo bisognerà trovare il sistema di abbattere i costi, insomma. Una buona notizia, oggi ho letto un articolo, proprio oggi, questa mattina, ho letto un articolo. Cioè abbiamo un medicinale che costa, non so, 10 euro, che farebbe bene per l'Alzheimer. Sai qual è? Il Viagra. Allora, hanno scoperto, no, no, ma è un articolo uscito su Nature, eh? Non è, non è una rivistina da quattro soldi. Nature dice questo, che stanno, hanno sperimentato che c'è un beneficio nel 65-75% dei, dei pazienti che erano allo stato iniziale dell'Alzheimer. Dell Attenzione, iniziale e gli gliel'ha completamente bloccata nel, nel 65-75% ha fermato là la cosa. quindi sembrerebbe che il, la molecola del, del Viagra sia, sia qualcosa di veramente serio, se no Nature non l'avrebbe pubblicata staremo a, vedere, staremo a vedere che succede questo Beh no, credo che a questo Credo modo, anche per no, le donne. No, anche per le donne, perché non c'entra niente con la... con la disfusione erettile nostra, erettile, no, non c'entra niente. Sono riportati anche gli effetti collaterali. Che cosa? In ah, questo articolo, gli effetti collaterali, no? Gli effetti collaterali è che... <ride> e rischi, di, rischi di seguire una per tre ore perché <ride> e dice è stata la mano di Dio ma <ride> comunque, il... ma, vabbè. No, comunque potrebbe essere una cosa sai eh, io ci credo poco perché è talmente io non sono medico però è talmente complicato il cervello che ne conosciamo soltanto io penso le potenzialità quanto il 40% 35% 40%, cioè un, è, è più di mille computer. Come, come fai? per esempio, la, le dimenticanze. La dimenticanza. Ad esempio, il vecchietto che ripete la domanda, no? E perché non ha memorizzato il fatto che è, ha fatto la domanda e non ha memorizzato la risposta. E visto che l'informatica è molto più eh, nota delle neuroscienze, è un pochino come era con i vecchi computer quando mancava la corrente tutto quello che era salvato prima rimaneva, quello che non era salvato lo perdevamo e poi dopo continuava a salvare regolarmente quindi noi quando mancava la corrente avevamo perso magari due ore di lavoro, cominciavamo a salvare ogni cinque minuti no? poi dopo un po' di tempo abbassavamo la guardia e quella era la volta che rimancava la corrente, ve li ricordate i vecchi computer quando, quando c'era il warstar ancora? Ti ricordi che... <ride> Con lo sfondo, con le, con le lettere verdi. Lei aveva scritto anche precedentemente: eh, Alzheimer non mi avrai, giusto? Allora, la differenza tra quello l'ho letto, tra quel libro e questo? Questo è un romanzo. È proprio una storia con. Degli spunti veri, un po' mescolati, romanzati, ma molte, molte cose vere. Prego. Eh, scusi, una domanda al neurologo e non allo scrittore, o entrambi. Eh, individuare precocemente i segnali della malattia e quindi poter iniziare con delle terapie. Oggi come oggi è, aiuta? Cioè in che situazione siamo da un punto di vista scientifico? Grazie. Purtroppo aiuta soltanto da un punto di vista organizzativo se si devono sistemare delle situazioni di lavoro, eh, imprenditoriali. Eh, oppure si smette di andare in giro, eh, si può, si può, eh, finché il soggetto è capace di intendere, per esempio, delle cose banali che spesso non vengono fatte e creano ulteriori problemi al paziente e ai familiari, come ad esempio fare una procura, fare delle deleghe, insomma, eh. però purtroppo sull'andamento della malattia, anzi una diagnosi precoce. In teoria toglie qualche anno di serenità alla famiglia, dico alla famiglia perché di solito al paziente non viene comunicata, farlo smettere di guidare è un'altra, ecco. Persone che dicono che guidano bene e vogliono continuare a guidare, sono problemi reali importanti, prego. Volevo mh, chiederti questo, eh, la persona, ecco già nel momento che stavo parlando ti mi chiedevo ma che gli devo dire. Quindi voglio dire, la persona si rende conto che sta succedendo qualcosa? Tipo, a volte mi capita di telefonare e poi guardo la schermata del telefono e dico: Ma a chi sto chiamando? Eh, cioè, oppure mi rispondono: Ma chi è? A chi sto chiamando? Cioè questo mi preoccupa un po', è vero che faccio tante cose, però col fatto che sentivo prima Carlo che diceva eh, il nome della mia amica, ma a me succede, cioè ho quattro nipoti, chiamo, li chiamo tutti, poi magari quello che devo chiamare è l'ultimo, che... quindi dico mi rendo conto che mi, sto, mi sta iniziando qualcosa oppure se ne rendono conto gli altri? Quasi va, il paziente si rende conto dei segni iniziali, di solito lo, se ne accorgono i familiari o gli amici. E quello che ti capita dovrebbe essere dovuto a un affollamento di pensieri. Tu fai una cosa, ma intanto il tuo pensiero è lontano su altre preoccupazioni, su altri problemi più importanti di quello che stai facendo e quindi il ricordo di quello che hai chiamato, del numero che hai fatto ti passa. Stai tranquilla. C'era Mario Brega, un mio, un mio attore famoso in un sacco... Olivia Gregg, il moro d'alco, Bianco Rosso e Verdone, il camionista che fa l'iniezione della sorella, il padre dell'Ipi un sacco bello, che quando seppe della malattia di mia madre, allora cominciò praticamente a far fare questi esercizi alla sua vecchia madre, che c'era una madre di 90 anni, perché lui era già un uomo, e, e la rimbecilliva ogni giorno quando tornava a casa, C'ha la madre e gli dice il numero di telefono di Valeriano è lei 3, 7, 6, 7. il numero di telefono di Zia Ida 69777. Quando è morto il nonno Francesco è morto il 17, 11,97. Quando va? ridimmi il numero di Valeriano 67. Che tram tu si devi prendere per una piazza Banzizza. Se prende il 44, 8, 8. era un continuo. Però che cosa è successo? Dopo due anni la madre da sola a casa parlava e diceva 6, 7, 34, 36, cioè era, è, è un problema. Fede è, è finita, chiaramente, è ricoverata, eccetera. Si era deconnessa dagli altri ricordi. Questi ricordi si erano deconnessi dagli altri. Sì. Bene, Gigi, auguro al tuo libro il successo che merita, grazie per averlo scritto perché è una lettura molto piacevole e poi ci dà delle indicazioni molto precise ma soprattutto ci dà una linea filosofica che dovremmo sposare, eh, che è giusta, è fatta di buon senso questo è un libro pieno di buonsenso grazie a te grazie eh, scusate c'è ancora una domanda una domanda ancora scusate no, volevo chiedere a Carlo visto appunto l'importanza della tematica e anche la sua esperienza e ovviamente un grande autore di cinema qual è se magari questo romanzo potrebbe diventare un giorno, non so, non dico un suo film o comunque se ha un'idea, siccome Sappiamo tutti che sono anni che lei parla ovviamente di ruoli drammatici che vorrebbe anche fare da grande autore di cinema qual è. Quindi se magari in un futuro ci possa essere un suo contributo su questo tema. Grazie. No, guarda, il, tema, eh, il tema della malattia è molto molto delicato. Eh, io avevo, avevo un'idea nel cassetto e ne parlai con un, un regista, uno dei migliori che abbiamo, italiano piaceva anche a lui molto la storia, però era un film che non avrei mai voluto dirigere io perché avrei confuso il pubblico, il pubblico mi conosce per quello che faccio, presso per un attore brillante, con dei momenti un po' malinconici, con una leggera tristezza qua e là, però alla fine è sempre commedia. Ecco. Mm, fare un film ecco, su questo tipo di argomento bisogna avere il... Eh, il, un, un grande equilibrio, un grande senso della misura, un bravo consulente accanto e, e devi avere una storia forte perché se no raccontare la malattia ci deve quando fu fatto Rayman, beh ecco, là c'era una grande sceneggiatura sotto, oltre la malattia. Eh, proprio l'Alzheimer è, è una cosa veramente molto... Molto dura da, da rappresentare, da digerire. Potrebbe farla una, un regista drammatico all'interno di un'altra storia, però, perché non può essere solo questa. Non può essere solo questa. Still Alice è molto bello, eh. no? Still Elis sì. con eh, Julian Moore. Sì, giusti, assolutamente, assolutamente bello quello. sì l'ha fatto pure Marco Bellocchio no? eh, sì sì insomma ci sono stati dei film però bisogna stare molto molto attenti perché sono operazioni molto delicate da fare perché o le, o le, o le descrivi bene oppure è un, è un grosso rischio se no per un regista molto, molto, molto rischio grazie a tutti Allora, adesso gentilmente cerchiamo di lasciare la sala in maniera ordinata dalla parte sinistra.